di questa partita. Partita tra l'altro iniziata con una temperatura primaverile, finita con una temperatura decisamente rigida. Qui c'è un'occasione per il Labari con Maniero, che però la mette in mezzo, forse avrebbe anche potuto calciare. Qui ci prova il volo Caccia, il pallone probabilmente sarebbe uscito anche senza l'intervento di Mikai. Qui è una buona opportunità per Brienza, che libera la sinistra, la palla di poco fuori. È stato un primo tempo molto equilibrato, forse più supremazia territoriale della Bari, ma l'occasione più importante è la dell'Ascoli, in particolare questa con Caccia, che la messa alta sopra la traversa. Qui l'Ascoli pericoloso con Orsolini, che ha calciato in modo stilisticamente impeccabile, ma la palla è terminata di poco fuori. E qui siamo al momento dell'espulsione. Intervento di Daprelavine, giudicato pericoloso al punto da meritare il cartellino rosso da parte dell'arbitro Baroni. E qui c'è un'azione strepitosa di Caccia, ma anche la grande risposta di Mikai. Angolo per l'Ascoli, lo batte Orsolini, quella che si impenna, smanaccia Mikai, poi l'azione prosegue, c'è la conclusione qui murata, diventa quasi un assedio quello dell'Ascoli alla porta di Mikai. Ci prova in tutti i modi la squadra bianconera, qui comunque viene fischiato un fallo Orsolini, anche qui si fa male e chiude il cambio. Posso entrare a Dai, qui grande occasione per Almici, lavora benissimo il pallone Caccia, la conclusione di Almici e Mikai la tocca quel tanto che basta per mandarla sul pallo, altrimenti sarebbe entrato il pallone. Poi sul cross di Adai, ancora Mikai, grande protagonista nel secondo tempo. Qui un bel tiro di Adai con la palla di poco sopra l'incrocio dei pali. Qui il pallone di Favilli per Caccia, ottimo suggerimento, il pallone si rimbalza male, Caccia la mette alta sopra la testa e qui siamo al gol del Bari con un grandissimo colpo di testa di Tonucci. Bari che viene in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, la reazione dell'Ascoli è rabbiosa, assedio e qui c'è un clamoroso incrocio dei pali, l'Ascoli insiste, altro cross di Felicioli, Michele mette in calcio d'angolo. Poi il cross di Almici, azione proseguita da Giorgi che ha giocato un grandissimo secondo tempo. E poi il colpo di testa perfetto di Perez, non può neanche abbozzare la parata Mikai, e il gol del pari. E allora possiamo chiudere, finita 1-1 tra Ascoli e Bari, adesso c'è il